Giorgio Foligno, comandante della polizia locale di Fano, fra due giorni, dopo 40 anni di onorato servizio, di cui 20 passati a Fano, al comando di quelli che un tempo erano i vigili urbani, andrà in pensione. Palpabile l'emozione questa mattina, poco dopo le 12.30, sia sua che dei suoi colleghi, nella sala del Consiglio del Comune di Fano. Momento toccante per dare il saluto al sindaco e al corpo di polizia locale, presente al completo, oltre che ai vertici delle forze dell'ordine della città e ai dirigenti ed assessori del comune. Un comandante che lascia il segno, dichiara Massimo Seri, prendendo la parola, ricordando che al momento del suo arrivo, nel 1998, lui era consigliere comunale ed ora lo lascia da sindaco. Con grande rammarico però, perché oltre che il grande professionista, lascia anche l'uomo e le sue doti di mediatore. Non è un caso, sottolinea il primo cittadino, che sia stato confermato al comando da tre sindaci diversi, Carnaroli, Aguzzi e ora lui. Solo chi ha grandi capacità umane e professionali può riuscire in questo. A introdurre la cerimonia il vicario del comandante, il capitano Alessandro Di Quirico, a cui spetterà il compito di portare la barra del comando in questo lasso di tempo in attesa di avviare la procedura di mobilità per poi indire il bando per i dirigenti interessati a ricoprire la posizione. Con il comandante Foligno si chiude un'era, esordisce nel suo saluto l'altro vicecomandante, il capitano Anna Rita Montagna, che ha voluto sottolineare l'epocale scompiglio che portò al suo arrivo, introducendo la rotazione dei servizi e di coordinatori, oltre ad aver avviato 15 anni fa la riorganizzazione del personale ed anche innumerevoli innovazioni, ancora oggi prese a modello a livello regionale. Me ne vado con la soddisfazione, con il rammarico di lasciare un ruolo importante, un ruolo ricco di oneri ed onori. Me ne vado con il rammarico di dover lasciare una posizione importante per la città, per l'amministrazione, per me stesso, per la mia famiglia, ma me ne vado con la soddisfazione di avere ricevuto gli onori del sindaco, dell'amministrazione, delle massime autorità locali, un apprezzamento dei miei collaboratori, del personale, del sindaco, quindi me ne vado in una situazione inaspettata sostanzialmente che mi toglie un po' mi allevia quel po' di rammarico che ovviamente è normale, sapendo che tra qualche giorno la divisa non la indosserò più, insomma, ecco, una divisa sulla quale ho pianto quando l'ho indossata. L'emozione è più che giustificata, ma la domanda è spontanea: fra qualche giorno cosa farà? Quali saranno le prime cose che farà da cittadino comune? La famiglia, l'aiuto, se ce ne sarà bisogno, a quelli che mi sostituiranno, già mi è stato chiesto, quindi di rimanere parte attiva, gli hobby, e voglio sperare che la salute mi sorregga per poter così godere un pochino di tranquillità.